dall'antichità ad oggi hanno avuto luogo tre grandi rivoluzioni nell'idea che l'uomo si fa di se stesso, tre colpi formidabili portati contro la nostra vanità. Prima di Copernico noi credevamo di essere il centro dell'universo, che tutti i corpi celesti ruotassero intorno alla Terra. Prima di Charles Darwin l'uomo credeva di essere una specie a sé stante, separata e diversa da quelle del regno animale. Prima di Sigmund Freud l'uomo credeva che le sue parole e le sue azioni fossero determinate soltanto dalla sua cosciente volontà. Ma il grande psicologo dimostrò l'esistenza di un'altra zona della nostra mente che opera in segrete oscurità e che può anche dominare la nostra vita.